Allora, pronti a ritornare da Paolo Gentiloni? Andiamo subito da Paolo Chiariello, perché Paolo Chiariello ci ha parlato di questa rinascita della città della scienza. E a proposito di Paolo Chiariello, travolto da una scolaresca, un fiume di ragazzini che sta passando in questo momento alle sue spalle, rinasce la città della scienza. Sì. Buongiorno Paolo, raccontaci tutto. Sì, è rinascita anche di Bagnoli, che è un quartiere che affronta un futuro post-industriale che ancora non riusciamo a vedere del tutto, però questa è un'oasi, diciamolo. È lo Science Center, o il centro delle scienze, vogliamo chiamarlo in italiano, che forse è anche meglio per quello che mi riguarda. È una scommessa che avete vinto dopo quell'incendio di 4 anni fa. Con noi c'è il direttore del centro delle scienze, Luigi Amodio, la nostra collega dell'ufficio stampa, che è un po' da nocchiere in giro. Ecco, ci può spiegare questo Science Center, che già ieri all'inaugurazione c'erano 2.300-2.400 persone e oggi c'è una marea di gente? Sì, oggi è il primo giorno di apertura per le scuole, dopo appunto il primo bagno di folla di ieri, abbiamo fatto il test, come dire, con il pubblico. È un museo interattivo interamente dedicato al tema del corpo umano e della salute, quindi è possibile sostanzialmente, con tante esperienze interattive, anche molto, conoscere che cosa accade, sapere che cosa accade all'interno del nostro corpo e conseguentemente anche poi sapere le malattie, per stare bene in salute a tutte le età. Questa è un'altra cosa importante, è chiaramente rivolto molto. Allora, siamo al centro per gli della over 65. Scienza, ma dobbiamo collegarci ancora meglio, perché ovviamente siamo in un luogo al chiuso. Paolo, ogni tanto la linea va e viene, ma continua a farci tu da apripista su tutta questa rinascita, ribadiamo. Che vi fare vedere, a noi interessano molto i robot. Questo robot che cosa fa? Questo robot? Sì, questo è un robot che si chiama Felix, che sostanzialmente imita le espressioni del volto di chi lo guarda, viene appunto riconosciuta l'espressione del volto e poi Felix si muove di conseguenza. Ci può spiegare in quanti piani sono? E sono cosa... Allora, abbiamo 5 piani, di cui 3 piani di mostre interattive, un piano dedicato alle mostre temporanee e un piano dedicato invece ai servizi. Poi abbiamo appunto, sempre a Città della Scienza, l'incubatore, il Fab Lab, altre mostre dall'altra parte della strada, su una superficie complessiva di 70.000 metri quadri. Ma la grande novità appunto è corporea, qui appunto dall'alto vediamo tutto il piano terra, dove ci sono le varie aree. Esatto, lì c'è un letto di chiodi per appunto spiegare poi come funziona anche la distribuzione, diciamo, del peso del corpo su delle punte, perché non ci facciamo male. Lì c'è tutta la zona dedicata alla sessualità e qui invece alla percezione e ai sensi. Al piano primo, quello dove stiamo arrivando adesso, che è anche il piano di ingresso che vedete appunto con tanti ragazzi, c'è per esempio qui un exhibit che registra il battito cardiaco e appunto lo traduce poi in suono attraverso un tamburo. Certo. Ci fa fare una prova sul battito cardiaco, per favore, siamo sulle Sky. Ecco, che cosa succede? Devi mettere le mani. Le mani. Perfetto, aspettare un attimo che registra il tuo battito e poi a un certo punto abbastanza il cuore di Paolo velocino, diciamo. Eccolo qua, cuore grande, sappiatelo. Grazie. Ma lo sapete bene, tutti noi che lo conosciamo lo sappiamo. Andiamo avanti. Questo è un altro exhibit molto divertente che sta avendo grande successo, se ci arriviamo forse da questa parte, permesso. È meraviglioso che c'è la fila, questo è splendido. Vediamo. Questo è un exhibit che raccoglie i movimenti del corpo e appunto ci fa vedere sostanzialmente le articolazioni, le grandi articolazioni e i grandi fasci muscolari. Ma la ragazza, sì, cioè, è la ragazza, assolutamente, sì, assolutamente, attraverso appunto un sensore che rileva il movimento e appunto descrive anche le varie articolazioni, quindi le articolazioni, diciamo,
principali del nostro corpo. Cos'altro c'è di interessante su questo piano? Di interessante su questo piano c'è la sezione dedicata per esempio all'equilibrio termodinamico del corpo, lì c'è una termocamera che registra le nostre temperature e mostra ad esempio che se io raffreddo una zona della mia mano attraverso questo ferro, poi vede c'è il segno esattamente lasciato dalla parte più fredda, quindi appunto registra fedelmente quelle che sono le nostre temperature. Quello dedicato al cervello, questa tra l'altro è una bella immagine che viene dalla Fondazione SDN, che è un centro di ricerca napoletano, e sono appunto i flussi di informazione del cervello rilevati con appunto delle metodiche molto moderne di imaging. Ho notato una cosa, che tutto quello che è fatto in questo centro è in tre lingue, italiano, inglese e anche cinese. Sì, italiano e inglese, perché da sempre, devo dire, noi pensiamo al nostro pubblico internazionale, perché qui vengono molti turisti anche da fuori appunto Italia, e cinese perché in questo momento Città della Scienza sta sviluppando un importante progetto di internazionalizzazione appunto con la Cina. Questo simula sostanzialmente il modo in cui si creano i collegamenti tra le sinapsi all'interno del cervello, e più ce ne sono più questi collegamenti sono stabili e quindi appunto danno origine per esempio a forme appunto di memoria di lungo termine. Ah, è bellissimo. Qui ci sono appunto le varie funzioni cerebrali, qui c'è un exhibit dedicato alla ludopatia, che è un tema tra l'altro che ci è stato suggerito proprio dalle scuole. E appunto il famoso gioco delle tre carte, esattamente. Devo indovinare dove sta la pallina. E bisogna seguire la pallina, all'inizio è facile, però poi si complica sempre di più. Lo vedo. Io l'ho individuata. Io l'ho già persa, Paolo, in partenza, ma va bene. È questa, qua. Scommetto, qua. È qua, direttore. Devi scommettere prima. Scommetto 1.000 euro, non ce li ho, ma va bene. Hai indovinato. Diventa un po' più, bravo, più Paolo, complesso. Se lo facciamo alla stazione centrale di Napoli, perdo sicuro. È un po' più difficile. Adesso, Paolo, saliamo al piano successivo. Esatto. Arrivederci, ci vediamo. Il direttore, saliamo nel piano successivo per cercare di capire, in questo caso con il segretario generale di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi, un po' di capire quello che è stato il passato nefasto con quel rogo doloso, quello che è il presente che abbiamo visto con il direttore del Centro Scienze, poi aprirà, aiutami Cristina, anche il unico medicali e il planetario. Allora, ci sono altre due. Dal 19 marzo, sì. Adesso incontriamo il direttore, il segretario. Eccoci qua, Vincenzo Lipardi. Però Paola, devo spegnere il ricevitore. Allora, mentre il nostro Paolo Chiariello, giustamente essendo nella Città della Scienza, fa cose scientifiche, cioè spegne il ricevitore e tra un istante prende il microfono, io volevo anche, non ho il nominativo, ma volevo fare i complimenti all'operatore che sta seguendo Paolo Chiariello in questo racconto di prima giornata di apertura. Grazie a Valerio Castellano, perché insomma noi le immagini le vediamo. Grazie a lui, che non sappiamo come abbia fatto a girarsi e rigirarsi in tutto quel caos, salire le scale al contrario, ma insomma è così il team di Paolo Chiariello. Paolo, nuovamente la linea a te. Sì, Vincenzo Lipardi, che è il segretario. Intanto facciamo vedere alla gente quello che era Città della Scienza, quello che è diventato, quel mucchio di macerie, quello è il mare, quella è l'isola di Nisida, Paola. E questo è il passato, purtroppo un passato nefasto, Città della Scienza. Adesso con lei vorrei parlare però del futuro. Sì. Abbiamo visto giù questo centro scienze, o science center, come vogliamo chiamarlo in inglese. Il futuro invece, ci sono tante altre cose che state facendo? Ma devo dire, qui noi subito dopo l'attentato incendiario appunto di quella notte di 4 anni fa, 4 marzo del 2013, abbiamo
inizialmente ci siamo spaventati, ovviamente, era una cosa terribile. Poi abbiamo avuto una cosa che ci ha molto sorpreso, 400.000 persone, associazioni, scuole, aziende hanno fatto piccole donazioni per far ripartire Città della Scienza, abbiamo raccolto circa... Le volevo chiedere io perché ho donato anche un po' di soldini, che fine hanno fatto quei soldi e quanto avete raccolto con le donazioni dei privati? Noi abbiamo raccolto circa 1.600.000 e cosa abbiamo fatto? Abbiamo riattivato le attività e se si va sul sito di Città della Scienza, www.cittadellascienza.it, troverete ogni soldo, cosa abbiamo comprato e più o meno grazie a chi l'abbiamo comprata. Insomma, è stato anche un modo per fare un'operazione di trasparenza, sì. E anche per dare il senso che appunto poi queste piccole donazioni che a volte sembrano appunto perdersi nelle nebbie, no? Invece possono a volte, se gestite bene ovviamente, essere utili. E oggi siamo qui a Città della Scienza. Noi cosa facciamo a Città della Scienza? Allora, prima di tutto cultura scientifica. Questo è un paese che ha bisogno di rimettersi in piedi, di ricostruire un apparato industriale. Voi direte che c'entra con la scienza? Beh, c'entra molto perché oggi l'industria del futuro è fatta su cultura, innovazione, scienza e quindi qui la prima cosa che noi facciamo educazione scientifica. Direttore, lo Science Center l'abbiamo visto, poi il planetario, che cos'è il planetario? Il planetario anche qua. Il secolo scorso noi tutti pensavamo che l'obiettivo dell'uomo era la Luna, abbiamo sognato la Luna, adesso il nuovo secolo è Marte. E il planetario appunto è anche sette pianeti che pare. Esattamente, è una grande cupola che ci ispireranno attraverso film, documentari, insomma attraverso l'avventura di guardare e di trovarci nello spazio, imparare appunto che lo spazio è una delle nostre frontiere, le frontiere dell'umanità, quindi in qualche modo anche godere un viaggio, imparare qualcosa, ma soprattutto diciamo divertirsi viaggiando tra le stelle. Insomma, questo è l'obiettivo del planetario. Le parli, altre due notizie positive. Abbiamo detto che Città della Scienza rinasce dalle ceneri di quell'incendio appiccato da una manina criminale, non sappiamo che cos'è, forse la camorra è sempre un alibi perché... Esatto, però volevo chiedere una cosa, ieri 2.500 persone sono arrivate, adesso è pieno l'intera struttura, so che avete prenotazioni già per 180.000 persone nei prossimi mesi. 120.000, no. Però la vorrei portare a vedere una cosa, sì. Paola, a noi fa piacere ovviamente presentare questi aspetti positivi della città di Napoli, io prima vi dicevo siamo a Bagnoli, prima si parlava da Palazzo Chigi di riqualificazione di quartieri di periferie urbane. Questo è l'Exital Cedar e questo è un quartiere meraviglioso di Napoli, incastonato tra la collina di Posillipo, è quella, l'isola di Nisida, che è quella, e se il camera va più avanti, a destra c'è tutto il Golfo di Pozzuoli, di fronte alla zona Flegrea. È un posto veramente meraviglioso che è sospeso tra un futuro post-industriale che non esiste e un futuro scientifico, insomma, che mentre stava per prendere il via, purtroppo c'è stato quel rogo. Quando è che possiamo vedere veramente rifiorire questo quartiere, Bagnoli? Ma guarda, qui il tema è un po' questo. In Italia noi ci siamo illusi che dopo l'industria pesante... In questo caso metallurgica ci fosse bisogno, come dire, di altro. Quindi qui in Italia noi parliamo di turismo. Qualsiasi problema lo risolviamo col turismo. Ora, noi che siamo il più grande attrattore turistico, qui arriveranno 500.000 persone quando finirà tutta la ricostruzione, diciamo che invece il tema è l'industria pensante, l'industria basata sulla conoscenza. Qui a Città della Scienza creiamo, conoscete appunto i visitatori, ma noi creiamo start-up. È uno dei più grandi incubatori del centro-sud. Ne abbiamo create 150 negli ultimi anni. Giusto, e sono lì dentro, bravo, e abbiamo appena aperto questo laboratorio che insegna ai giovani a creare imprese nell'industria 4.0, quindi parola complicata. Allora, la usa spesso il ministro Calenda, no? Sì, la usa e ha ragione, noi siamo abituati alla fotocopiatrice per la carta d'identità, un documento, eccetera, oggi si possono produrre da un oggettino, un gioiello, oppure un pezzo di aereo attraverso queste grandi stampanti. L'abbiamo visto anche qua. Esattamente, questo è uno dei luoghi d'eccellenza. Perché lo facciamo qua a Napoli? Può sembrare un po' un paradosso se ti guardi attorno e vedi questo grande deserto, perché noi abbiamo capito che il tema era puntare su educazione, innovazione, scienza. E quindi qui si fa esattamente questo, l'educazione, innovazione e scienza. Tornando a Bagnoli, vedi questo grande, bellissimo vuoto,
Perché c'è questo voto? Perché gli italiani e i napoletani in particolare si sono illusi appunto che dopo l'industria non ci fosse altra industria, e quindi qui ogni tanto si fantastica su progetti avveniristici. Allora, una cosa molto importante, che la bellezza dei luoghi Paolo, anche nuove Paolo Chiariello, solo per problemi di audio, ma il messaggio è arrivato, abbiamo visto le immagini del rogo, abbiamo visto 4 anni esatti dopo cosa sia possibile fare quando si decide di fare nella totale bellezza dell'area di Bagnoli. Poi c'è il Sole di Napoli.